Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana, ben ritrovati nel nostro consueto spazio dedicato allo sport. Davide Dionisi con voi nella prossima mezz'ora, puntata ricca quella di non solo sport. Oggi ci occuperemo innanzitutto del campionato di calcio e di sicurezza sui campi, non solo di calcio, anche a seguito della tragica scomparsa di Vigor Bovolenta. Lo faremo con due illustri ospiti, a cominciare da decisamente argomento. Ha raggiunto la linea di fondo campo per effettuare una battuta, come aveva fatto migliaia di volte nella sua lunga gloriosa carriera di pallavolista. All'improvviso si è girato verso la propria panchina con un filo di voce e ha detto: mi gira la testa, aiutatemi, mi sento male. Sono state le sue ultime parole. Poi Vigor Bovolenta si è accasciato a terra. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari al Palasport e più tardi all'ospedale di Macerata, dove è stato trasportato. Siamo ancora una volta a commentare un incidente sul campo, una morte sul campo. Ne parliamo con il dottor Enzo Castelli, presidente della fondazione omonima Fondazione Castelli, creata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, per dare vita a progetti di ricerca sulle patologie cardiache e per affiancare l'opera dei medici nella quotidiana lotta contro quella che, lo ricordiamo, è la prima causa di morte nel mondo occidentale. Buongiorno dottor Castelli. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo qui ancora una volta a commentare questo purtroppo nefasto episodio. Come mai che i giornali parlavano, hanno già anticipato, hanno sottolineato che questo ragazzo, che è stato un campione, lo ricordiamo, aveva già avuto problemi al cuore, e come mai la prevenzione è venuta a mancare anche in questa occasione? Ma diciamo che bisognerebbe conoscere nel dettaglio il succedersi degli eventi, lo stato clinico di Bovolenta, i problemi che aveva avuto nel passato per poter esprimere un parere esauriente. Quindi ovviamente questo è un po' tutto segretato, lo stabilirà l'autopsia, innanzitutto ci dirà quali sono state le reali cause di morte, quindi è difficile esprimere un parere in questo senso. Quindi io parlerei più che altro di eventi che continuano a verificarsi, che riguardano i professionisti, perché chiaramente i riflettori si accendono solo quando eventi di questo genere capitano nel mondo del professionismo, sono sotto i riflettori, e quindi l'interesse mediatico è sicuramente maggiore. Però ecco, vorrei ricordare che purtroppo il problema reale colpisce soprattutto coloro che praticano sport a livello dilettantistico e a livello amatoriale, dove i controlli sono meno frequenti, meno importanti di quelli che possono essere svolti su un campione o comunque una persona che fa professionismo nello sport, e direi che questo è un po' il problema più importante che riguarda gli eventi di arresto cardiaco, la morte cardiaca improvvisa che avviene in ambito sportivo. È vero, come ha detto lei, dottor Castelli, che questo si verifica più a livello dilettantistico, però nell'arco di 10 giorni, prima Muamba, che è salvo per miracolo, e adesso Bovolenta. Ma a questo punto, anche a livello più alto, forse magari la sicurezza nello sport dovrebbe essere potenziata, ma a che punto è la situazione? Ma questo sicuramente, noi diciamo come Fondazione Giorgio Castelli che la morte cardiaca improvvisa, l'arresto cardiaco nell'ambito dello sport può essere in qualche misura prevenuta attraverso una prevenzione primaria che si basa sulla effettuazione di rigorose visite mediche, approfondite visite mediche che riguardano appunto gli atleti che poi si accingeranno a fare pratica agonistica. E qualora da questa maglia, che deve essere la più stretta possibile, dovessero sfuggire eventi tipo quello che è successo al povero Bovolenta, avere la possibilità di esercitare una prevenzione secondaria, attraverso la sensibilizzazione alla cultura dell'emergenza, cioè in poche parole che qualsiasi luogo ove si pratica lo sport sia un luogo cardioprotetto, vi sia un apparecchio defibrillatore e vi siano persone in grado di praticare rianimazione cardiopolmonare ed utilizzare l'apparecchio. E questo ha un motivo molto semplice, che
L'arresto cardiaco non va considerato come un qualcosa di ineluttabile, è un qualcosa dal quale si può ritornare indietro, dal quale si può sopravvivere, purché si intervenga in tempi rapidissimi che sono nell'ordine di pochi minuti, quindi 4, 6, 8 minuti qualche volta. Quindi se l'intervento avviene al di là di questo margine, le possibilità di sopravvivenza di chi è colpito dall'arresto cardiaco si avvicinano allo zero. Quindi cercare di esercitare questa doppia prevenzione primaria attraverso le visite mediche, e noi abbiamo un'ottima medicina sportiva che ci viene invidiata in tutto il mondo, e qualora sfuggissero persone, atleti a questi controlli, esercitare una cardioprotezione su tutti gli impianti sportivi e quindi fare prevenzione secondaria. Ecco, i governi si alternano, però la normativa è ancora troppo debole in materia. Perché secondo lei non c'è questa sensibilità da parte delle istituzioni ad imporre, tra virgolette, un controllo rigoroso dai dilettanti fino ai professionisti? Ma diciamo che dal punto di vista della normativa, per esempio per quanto riguarda le visite mediche che devono riguardare coloro che fanno agonismo, quindi tutti coloro che sono iscritti alle varie federazioni sportive, diciamo che c'è una normativa adeguata che obbliga, per partecipare ai vari campionati federali, obbliga gli atleti a sottoporsi alle visite mediche di rito. Il problema è che qualche volta queste visite mediche, anzi direi spesso queste visite mediche, non vengono effettuate, e quindi le società fanno praticare attività sportiva agonistica anche a dei giovani, a dei ragazzi che non sono in regola perché non hanno la certificazione. Quindi questo è un problema. E quindi diciamo che questa possibilità di effettuare le visite e di però anche osservare che queste visite, valutare che queste visite vengano realmente fatte, spetta un pochino alla sensibilità delle varie società sportive e quant'altro. Il problema dell'attenzione che deve avere l'istituzione è un problema, diciamo così, anche di natura culturale, cioè in Italia noi non abbiamo questo approccio corretto nei confronti della gestione dell'arresto cardiaco, non abbiamo i defibrillatori negli aeroporti, non abbiamo i defibrillatori nelle stazioni, negli ipermercati, e non li abbiamo ovviamente nemmeno negli impianti sportivi, quindi ci dovrebbe essere una legge che obbliga a detenere apparecchi di questo genere, perché possono essere utilizzati da tantissime persone. Ecco, quindi questa legge non c'è, c'è un decreto legge che fu pubblicato la scorsa primavera, che stabiliva dei criteri di indirizzo, ma non c'era nessuna obbligatorietà nella detenzione. Quindi un passo in avanti in questo senso va necessariamente questo fatto. Questo deve essere fatto. Noi siamo venuti a pochi giorni tornati da un viaggio fatto negli Stati Uniti, lì insomma veramente si palpa che c'è questa attenzione, questa cultura, sì, da quando sbarchi dall'aereo e quando vai in albergo, quando visiti i luoghi più importanti della città, dove vai c'è un defibrillatore che è posto in posizione visibile. Bene. Ed è pronto ad essere utilizzato da chi ne ha grazie. La facoltà. Grazie dottor Castelli per la sua testimonianza, poi torneremo sul tema anche prossimamente per pubblicizzare, amplificare anche il vostro messaggio, e buon lavoro, grazie davvero. Grazie. Non solo sport si conclude qui, ringrazio chi mi ha assistito per la parte tecnica, Luciana Fantini.